Siamo qui fuori dagli ospedali riuniti di Reggio Calabria, i ragazzi del Bocale hanno consegnato questa mattina regali in pediatria oncologica ai bambini. Che sensazione si prova nel portare un po' di gioia a questi ragazzi che soffrono e che stanno combattendo contro la malattia? Veramente secondo me è una bella cosa, è una cosa bellissima, perché stare in ospedale non è che una scelta di qualcuno. Oggi questi bambini stanno veramente male, però venire e sforzarti, venire e dare un sorriso a questi bambini è una cosa veramente che non ha prezzo, è bellissima. Si riesce comunque con questi piccoli gesti a portare un piccolo sorriso in mezzo appunto a tanti giorni di terapia, una lunga lotta. Regalare un sorriso soprattutto in queste festività natalizie può essere importante. Certo, sono atti di solidarietà, diciamo, dovuti, anche perché in questo periodo di festa, dove tutti magari abbiamo la possibilità e la fortuna di passarla a casa con le famiglie, c'è chi purtroppo ha questi tipi di problemi, quindi venire qui a donare un sorriso, fare questi regali è un atto bellissimo confronti di questi bambini che meritano tutto questo, nella speranza che poi possa andare tutto bene, diciamo. Il Bocale che si conferma ancora una volta al primo posto nella solidarietà, e sappiamo bene, ha fatto tante volte gesti di questo tipo. Sarebbe molto importante che anche altre società sportive, non solo calcistiche, si unissero a questo tipo di iniziative. Certo, la società Bocale Admo diciamo che rispetto all'altra società si è accinta ad avere questo tipo di progetto per aiutare i bambini. Purtroppo sono ragazzi sfortunati confronto a noi, non dimentichiamo che hanno passato le feste natalizie qui in ospedale. Sono ragazzi che purtroppo hanno dei problemi, li volevamo a casa con le proprie famiglie a passare le feste. Diciamo che è molto bello se altre società riuscissero a fare quello che oggi e anche l'anno scorso abbiamo fatto noi. E niente, va bene, grazie. Anche quest'anno il Bocale si conferma al primo posto nella solidarietà, nell'andare a regalare un sorriso ai bambini che sono purtroppo costretti a trascorrere in particolare questi giorni di festa in ospedale ricoverati. Sì, no, beh, sono sempre delle sensazioni bellissime queste qua che riusciamo a dare grazie appunto alla nostra società che ogni anno si prodiga anche in questo. L'anno scorso appunto con pediatria, quest'anno con pediatria oncologica, e credo che queste siano veramente le vittorie più belle che noi possiamo regalare. È bello nello stesso tempo anche un po' triste, insomma, entrare in questi posti, ma lo scopo è quello di dare appunto qualcosa di positivo, quindi lo vediamo in questo senso. Ogni anno ci prodighiamo per quello che riguarda appunto questa solidarietà. Quest'anno appunto siamo ritornati in pediatria, anche se oncologica, e ci siamo prefissati il prossimo anno di fare qualcosa anche per gli anziani, per dare anche a loro un po' di sollievo in questo senso, anche se in questo reparto oggi ho visto molti anziani che fanno appunto trasfusione e compagnia bella. Siamo fuori, come puoi ben vedere, a fare questa intervista quando potevamo farla sicuramente nel reparto, e dare soddisfazione anche a queste persone che ci stanno dando e stanno facendo appunto del bene, come l'AIL e compagnia bella.
Non è stato possibile perché ci sono delle normative che vietano appunto questa forma di visibilità, insomma, di cose. Noi purtroppo siamo una società anche che porta il nome anche di Addomo, e di conseguenza un po' di visibilità serve anche per quello, no? per dare lustro a questa associazione che ormai ci appartiene non solo di nome ma anche di fatto. Non è stato possibile, quindi siamo qui fuori a fare questa intervista e sottolineare che è difficile anche fare solidarietà ormai questo giorno d'oggi, come puoi ben vedere. Si può fare, ma si deve fare con dei criteri che non credo che siano nella solidarietà siano corretti. Ciao Filani, questo è un regalo per te per il Natale. Ti auguro una buona fortuna. Ciao.